Buonasera, sono Carlo Cardarelli, siamo qui nelle aule del liceo classico Rinaldini di Ancona, dove è appena terminato un convegno di economisti sul problema della moneta. Questo euro che sta praticamente strangolando quasi tutte le economie dei paesi europei, in quanto le banche, dovendo stampare moneta e gli stati dovendo chiederla in prestito, si crea un circolo vizioso per cui non si riescono più a pagare gli interessi. Questa moneta applicata sulle varie economie sta portando anche l'Italia ad una situazione di stress economico. Chiudono le industrie, eccetera. Qui siamo in compagnia del professor Dino Brisigotti della Scuola di Pesaro, il quale si presenterà e ci farà una sua esposizione sulla sua teoria di che cos'è la moneta, insomma questa entità materiale, questo bene mobile di cui tutti ci dobbiamo servire. Professor Brisigotti, ci vuole spiegare un po', anche con parole comprensibili, che cos'è questa sua Sì, in un teoria? modo molto molto semplice, grazie Carlo. Io devo dire che la moneta non è altro che un contenitore, una unità di misura che contiene l'energia e avrà soltanto valore quando io trasferisco a lei i miei servizi, i miei beni in cambio di qualcosa. Voglio dire che per uscire dalla crisi bisogna eliminare, in poche parole, questo pezzo di latta, questa carta che noi stiamo venerando come un dio denaro. Bisogna attraverseremo questa crisi e ne usciremo soltanto attraverso tre stadi. Primo stadio sarebbe quello di adottare sì l'euro, ma come unità di misura dell'energia che trasmette tra un soggetto e Cosa l'altro. intende lei per energia della moneta? Energie attraverso beni o servizi che uno chi trasmette tra un membro o l'altro membro che fa parte dello stato sociale. Questa è l'energia. Io faccio una cosa per te e tu la farai per me. Io ti do da mangiare e tu mi vesti. Io ti do da mangiare e tu mi curi. È uno scambio di beni e servizi che avviene attraverso, diciamo, dei canali, ma canali talmente impenetrabili dove nessuno può interferire, altrimenti è come nel corpo umano. Bisogna che se uno ha un'emorragia bisogna tamponarla. Ripeto ancora, meglio ancora, i tre passaggi sono questi: adottare Buonasera. l'euro come unità di misura e quindi eliminare completamente quelle banconote, quel denaro che sta scorrendo fra di noi. Gli strumenti li abbiamo, che siamo nel terzo millennio e abbiamo i computer che possono fare dei miracoli in questo caso qui. Secondo, bisogna canalizzare tutta questa energia, come il volo, come la corrente elettrica, eccetera, eccetera, che trasmettiamo tra noi perché vogliamo scambiarci beni e servizi attraverso canali impenetrabili, altrimenti se la rubano. L'ultima cosa, con questo caso qui, eliminare ogni forma di tassa. Voi non ci crederete, ma io sto facendo a scuola diverse persone e questo progetto, quando lo espongo, viene recepito in un attimo da questi signori a cui sto parlando in modo diretto. Significa che non è un miraggio eliminare tutte le tasse. Solamente una tassa dovrà rimanere, la tassa di società, espressa in percentuale e prelevata dai conti correnti, dal conto corrente che ogni individuo ha presso le banche, che non dovrebbero essere degli istituti che fanno strozzinaggio. Noi abbiamo visto che queste teorie, no, come lei ci ha detto, vengono giudicate positivamente da chi le ascolta. Sì. Il problema è chi proprio le deve praticamente realizzare, cioè i poteri forti, le banche, i grossi gruppi finanziari, Bruxelles. Chi è che dovrebbe muoversi È per... soltanto una corrente politica, attraverso, dice, non tanto i referendum, attraverso le fonti di informazione, trasmetta a queste persone in un modo molto più semplice e limpido che questo concetto, questo brevetto, oppure questo, diciamo, in sistema, risolverà la crisi in Italia, dei primi paesi. Non usciremo dall'euro, ma avremo una moneta nostra, spendibile solo e soltanto in Italia. E facendo come? Cioè, quali passi, quali modifiche di Ogni legge? cittadino avrà sicuramente una propria energia. Nasce un bambino, quello avrà diritto a una certa sua energia. Quello
quantificati in 100 euro al mese. Nasce ad esempio, oppure con l'andare del tempo il bambino cresce, dovrà avere 200 euro, poi 300 euro, così, perché questa energia deve essere quella che viene dal singolo individuo che fa parte della società. Ma chi la misura questa energia, come lei la chiama? Adesso, con i prezzi di oggi. In Italia abbiamo 2.000 miliardi di prodotto interno lordo, 2.000 miliardi. Dividiamo 2.000 miliardi per tante persone e facciamo in questo modo qui. E ogni persona che ogni, le famiglie più numerose avrebbero più bisogno di energia delle famiglie meno. Hanno più energia che loro, ma non preoccupatevi di questo, perché se noi facciamo su una scala, diciamo, su una vogliamo dire histogramma, su un asse cartesiani, noi vedremo che l'andamento di questo beneficio l'avremo, sarà sempre sempre in aumento. Perché è difficile spiegarlo a tu per tu con delle persone, con una persona soltanto in pochissimo tempo che abbiamo. Ma io vi garantisco, perché che di fronte a questo sistema qui usciremo veramente non tanto dall'euro, perché rimarremo un po' legati, ma usciremo completamente dalla crisi. Perché se io devo dare, se noi vogliamo essere ricchi con la moneta come uno pensa, perché c'è la zecca peso, stampiamo l'altra moneta, siamo tutti ricchi, ma siamo tutti poveri. Perché io mi rifaccio, adesso devo dirlo sicuramente, certamente, mi rifaccio io allo stato sociale vivente che noi abbiamo voluto creare. Ma perché uno stato sociale vivente possa veramente funzionare, ma qual è quell'oggetto verso il quale prendere lo spunto perché funziona in un modo perfetto? Soltanto il corpo umano, che acquista, mangia per acquistare energia. Il sangue trasporta in tutte le parti del corpo, poi deve ancora continuare a mangiare, il sangue ricontinua. Ma il sangue... Il sangue sarebbe la moneta, sarebbe il corpo, la moneta dello che Stato. Scorre tra noi individui, poi facciamo parte dello Stato sociale. In questo senso. Ma se noi, questo nel sangue scorre sulle vene, ce ne tagliamo una o due, o corriamo a ripararlo o si muore dissanguato. Se qualche parassita viene a prendere, lo schiacciamo sicuramente. E tra di noi quel denaro che scorre in questo modo non è in modo giusto. Noi abbiamo, facciamo parte di uno stato sociale vivente pieno di emorragie. Ma il sangue fisicamente si riforma. Esatto, ma la moneta non deve essere la moneta che si riforma. Si stampa la moneta. Non si stampa, deve scorrere attraverso fili, Sì, però la stessa moneta fisicamente anche si deteriora. No, non è moneta, è solo moneta elettronica. Questo è il problema, è la moneta elettronica che scorre tra i fili e l'altro. Lo stiamo facendo, non c'è nulla di diverso qui, di quello che stiamo facendo. Lo stiamo facendo noi con gli assegni, con la carta di credito, lo stiamo facendo nei paesi nordici, in America, dappertutto. Però questo fa nascere il problema della privacy, nel senso, io non sono libero di pagare una prestazione in contanti perché lo Stato, la banca, chiunque, il fisco mi vuole controllare quanto io spendo, quanto io consumo. È già controllato, perché quel denaro che io passo a te non lo passo in mano, lo canalizzo nel tuo conto corrente in banca, tutto qui, e tu lo darai a me lasciando, ecco la tassa qual è, tu darai a me quel denaro lì in cambio di un servizio e pagherai allo Stato quello che devi pagare, come quando vai al cinema, paghi il biglietto, di cui il biglietto ha due prezzi, uno l'accise, uno è la prestazione. Ma poi questa tassa unica come fa ad essere suddivisa nei tanti rivoli per cui è suddivisa la spesa dello Stato, cioè i trasporti, la sanità, la scuola? Esatto, ma tutto questo passaggio di denaro dove uno chiede un servizio lo paga. Se non è sufficiente, a fine anno arriva la manovra finanziaria, a tutti quanti i conti correnti verrà sottratto un 10% di tasse. Tutto qui. Professor Dino Brisigotti, lei dove insegna, se lo vuole dire ai nostri spettatori di YouTube? Io insegno lì nell'autoscuola di Pesaro. Che cos'è questa autoscuola? È l'autoscuola per educare, diciamo, i patentati, gli allievi che devono patentare. E dove lei ha scritto, ha pubblicato qualcosa di queste teorie? Sì, l'ho scritto, e in effetti molte persone adesso mi vengono a richiedere quando può cominciare un sistema fiscale simile, quando può cominciare, non dipende da me, dipende dagli elettori, le prossime elezioni. Va bene, ringraziamo Dino Brisigotti, eventualmente ci rivediamo ad un prossimo appuntamento, grazie.